Il cammino di Dopo di Noi inizia nel 1998 e oggi, a settembre 2014, si conclude e finalmente la struttura apre i battenti. Dopo di Noi è una struttura dedicata a giovani con handicap intellettivi, fisici e sensoriali. Ma per vedere qual è stato il lavoro delle amministrazioni comunali ginosine e con il grandissimo contributo dell'ANPAS, forse è meglio fare un giro. Siamo nella stanza numero 5 che porta il nome di un fiore, la calendula. Seguitemi. Come potete vedere, una stanza ben arredata con due letti, gli armadi e anche i servizi appositamente strutturati per tutte le esigenze. Non poteva mancare la componente tecnologica in un centro come questo e vediamo la sala ricreativa adibita con un certo numero di computer per trascorrere al meglio il tempo, fare ricerche e magari, perché no, fare qualche click sui social network. Siamo con il presidente di questa struttura, Angelo Riccardi. Si concretizza un sogno oggi? Ha proprio ragione, si concretizza un sogno che dura ormai da 25 anni, cioè dal momento in cui abbiamo avuto l'idea di presentare questo progetto alle varie amministrazioni, ad oggi sono passati 25 anni. È un bel sogno durato tanto tempo, però è stato bello anche stasera, sarà bello anche svegliarsi e pensare che è una realtà. Sì, un percorso tortuoso, come diceva il Presidente Riccardi, da tantissimo tempo che si tentava di portare questa struttura ad essere utilizzata. Finalmente oggi ne completiamo l'opera. L'opera per la verità è stata già completata da diverso tempo, l'ANPAS l'ha arricchita con tutto il mobilio e quanto necessario dentro per farla funzionare. Oggi è operativa, oggi la inauguriamo, una struttura che ha visto un intervento di fondi pubblici per 1 milione di euro, in particolar modo di fondi del bilancio comunale, e che oggi viene destinata al popolo attraverso un meccanismo molto semplice, una concessione incomodato all'ANPAS, che meglio di tutti può intercettare i bisogni di quel segmento di cittadini che hanno necessità. Conosco già l'ANPAS, conosco il presidente, tra l'altro un caro amico, dove abbiamo anche viaggiato insieme quando c'era la Fiera Ionica, quindi conosco l'ambiente. Beh, è un sogno veramente che si realizza, dato che questa struttura è pure stata ferma anche per 10 anni, quindi un sogno ancora maggiore. Beh, speriamo che questa struttura possa funzionare nel miglior modo, in modo che tutti noi, ecco, possiamo fissare lo sguardo su chi fa un po' più fatica ed imparare tanto da questi amici. Quindi, al di là poi della struttura, di tutto quello, è proprio lo stile di chi si dedicherà a loro, ma di tutti noi che in qualche modo volgeremo lo sguardo e l'attenzione a questi nostri amici. Non poteva mancare l'infermeria, prego, con tutto quello che serve, speriamo serva il meno possibile. Il lettino, quanto serve con i medicinali, e ancora qui un altro servizio per l'occorrenza.